E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo in un video molto particolare rispetto al solito. Infatti andremo a vedere 5 armi fortissime che sono state rimosse dal gioco tanto tempo fa e che probabilmente molti di voi non si ricordano o non le hanno nemmeno viste. Infatti la maggior parte delle armi che sto per mostrarvi io personalmente non le conoscevo. Molte di queste armi sono state rimosse per la loro inutilità o per il fatto che fossero troppo potenti e ce n'erano alcune veramente di potentissime. Voi non potete immaginarvi una di queste armi quanto fosse forte. Adesso ci stiamo per arrivare. Per ogni arma cercherò di mettervi anche qualche vecchio gameplay, ovviamente se riesco a trovarlo, di gente che riesce a fare dei devasti appunto utilizzando quest'arma. Perché alcune armi non stanno né in cielo né in terra, alcune sono veramente troppo potenti, cosa che se te le ritrovassi contro saresti praticamente istantaneamente morto, o se le usassi probabilmente avresti vinto la partita. Vi ricordo di lasciare un bel like se volete altri video simili, inoltre iscrivetevi al canale attivando assolutamente quella campanellina che c'è di fianco al tasto iscriviti per non perdervi tutti i miei prossimi video. Inoltre condividetelo con tutti i vostri amici perché anche loro devono vedere queste armi straforti che sono state purtroppo rimosse. Purtroppo o per fortuna, perché alcune erano veramente qualcosa di assurdo, ma altre mi sarebbe piaciuto poterle provare almeno una volta. Comunque la prima arma che voglio presentarvi oggi è lo Zapotron. Questa penso che sia l'arma perfetta per questo video. Era un'arma strapotente che si trovava negli airdrop ed era un'arma elettrica, quindi praticamente aveva uno scarico elettrico, era una specie di cecchino però elettrico che funzionava ad ogni distanza. Voi pensate a una specie di fucile a caccia però elettrico che quando colpiva in quel suo mirino gigantesco faceva un disastro. Praticamente scagliava una scarica elettrica fortissimo contro il nemico che lo distruggeva. Fortuna che era un'arma trovabile solo negli airdrop, perché voi pensate quanti cavolo di cecchini possono esserci stati a sniperare con quella arma micidiale. Ma andiamo a vedere un pezzo di gameplay di qualche persona che ha fatto veramente un devasto incredibile con quest'arma. Allora, on a le droit à un Zapotron légendaire. Pour machin légendaire. Come seconda arma di questo video voglio portarvi la trappola elettrica. Era la trappola precedente alla trappola che appunto conosciamo adesso, quella con le spine, ma era qualcosa di veramente fortissimo. Faceva 125 di danno. Vi rendete conto? Cioè praticamente shottava la maggior parte dei nemici, insomma, o quelli che avevano solo 25 di scudo con la vita piena. Era qualcosa di incredibile. Però da quanto so poteva essere piazzata solo sui soffitti. Ed è per questo che il team di Fortnite ha deciso di creare una nuova trappola che per ora può essere piazzata ovunque, sui soffitti, sui pavimenti e sui muri. Ma passiamo al gameplay con questa trappola. Oh, no way. Oh my God. No way. Oh my God. La terza arma che voglio portarvi in questo video era un'altra specie di trappola, ovvero la vecchia jump pad. Qui non so se questa vecchia jump pad era più potente rispetto a quella che c'è adesso o meno potente. Fatto sta che era molto diversa. Infatti, avete presente la nuova buttafuori? Ecco, era una cosa del genere, però al posto di essere blu era arancione e praticamente aveva più o meno la stessa resa di una jump normale, ma la caratteristica di questa jump è che non si apriva il paracadute. Praticamente quando noi ci saltavamo fuori era una specie di buttafuori però molto più potenziata. Quando ci salivi sopra inoltre sembra che ti faceva quell'effetto di, non lo so, velocità, come se velocizzassi un filmato, non so come farvelo capire. Ed era veramente qualcosa di strano. L'unico problema è che non aprendosi il paracadute quando ci salivi sopra non prendevi danno da caduta, però non potevi planare sopra i nemici o planare per cercare magari se la safe stava arrivando e tu dovevi scappare, come appunto io faccio molto spesso utilizzando la jump, non potevi aprire il paracadute e di conseguenza cadevi molto prima rispetto alla jump di adesso se apri il paracadute, e quindi scappare dalla safe era molto più difficile, anche ovviamente planare sopra i nemici. Ma andiamo a vedere un gameplay con questa trappola. Questo è Strat Oitunia. Ja. Kijk. Directional jump pad. 2 shotguns. Holy shit, dat werkte.
Woo! Steven. What the? La quarta arma di cui voglio parlarvi in questo video è la granata fumogena. La granata fumogena è stata rimossa non troppo tempo fa, circa 3 mesi fa, verso l'inizio di marzo, verso il 10-15 marzo. Questa è l'unica arma che ho visto per poco, infatti ho iniziato a giocare seriamente a Fortnite verso l'inizio di febbraio, in realtà un pochino più tardi, perché allora seriamente ci gioco dalla season 4, però ho iniziato a giocare a Fortnite verso quella data. Mentre la mia primissima partita di Fortnite fu ben il 28 novembre 2017, quindi sono un po' un veterano, anche se queste armi devo ammettere di non averle mai viste, anche perché il Battle Royale di Fortnite risale a luglio se non sbaglio, quindi l'Epic Games ne ha avuto di tempo per rimuoverlo prima che io iniziassi a giocare. Comunque questa granata fu rimossa per la sua inutilità nel gioco, infatti io non la usavo mai personalmente. Era un'arma totalmente inutile, non aveva senso, non faceva danno, oscurava la vista sia a te che al nemico, quindi era anche controproducente. Insomma, la sua unica utilità era quando magari c'erano dei drop per terra di un nemico, oppure magari quando il tuo alleato era a terra, la lanciavi e per quei pochi secondi il nemico non poteva vederti. Forse questa era la sua unica utilità, ma effettivamente intasare i drop di una cesta, oppure intasare dei normali loot che magari troviamo nelle case con questa granata a costo di un'altra arma, quindi magari al posto della granata fumogena avremmo potuto trovare, che ne so, lo scaracca, esagero, non andava bene alla community di Fortnite, che lo segnalò all'Epic Games, che appunto decise di eliminare questa arma. Ma siccome che molti di voi ancora a quel tempo non giocavano a Fortnite, ecco qualche gameplay utilizzando questa arma. Oh no. Don't shoot me. I'm coming. That's smoking it there. Smoke it up. What? God damn it. He fucking ran from the smokes and fell down the cliff? Don't worry guys, I'm smoking it. Keep us safe. Keep us safe, keep us safe. Oh look, we're safe. Thank you. L'ultima arma di cui vi parlerò oggi è un'altra trappola, ed è molto simile alla trappola elettrica di cui vi avevo parlato prima, anzi è sempre una trappola elettrica, ma era molto diversa, infatti faceva leggermente meno danno rispetto alla trappola elettrica di cui vi ho parlato in precedenza, ma era molto 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 più forte. Questo perché? Perché era piccolissima, non la vedevi, si poteva piazzare purtroppo solo sui muri, ma era veramente qualcosa di troppo troppo piccolo, era invisibile, di conseguenza un nemico che magari entrava in una casa non ci faceva caso. La trappola di oggi, quella con le spine, è molto molto visibile, è un coso gigante appeso al muro, insomma lo vedi anche a distanze grandi, ma quella era proprio invisibile, sembrava qualcosa di piccolo piccolo piccolo, dovevi proprio andare vicino e guardare per effettivamente capire che c'era una trappola. Ma in realtà la Epic Games non decise di togliere quest'arma per questo motivo, ma la decise di togliere perché era una trappola piazzabile solo sui muri. Allora, siccome che avevano altre idee appunto di altre trappole, decisero di creare la nuova trappola, quella che noi tutti oggi conosciamo, la trappola con le spine. Ma dato che sicuramente molti di voi non conoscono questo tipo di trappola, ecco qualche gameplay utilizzandola. Yeah! I got the wall dynamo down! Yo, get up here, get up here, get up here! I got another one, I got it! Yeah! Get up here, get up here, get up here! Get over here, get over here, Spenny, get over here! E nulla raga, spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo di lasciare un bel like e di condividerlo con tutti i vostri amici se così è stato. Inoltre iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdervi altri video simili. La maggior parte, praticamente tutte a parte la granata fumogena, di tutte queste armi che vi ho presentato non le conoscevo e non le avevo nemmeno mai sentite dire
A parte lo Zapatron, che sapevo che era un'arma che esisteva tanto tanto tempo fa, ma non sapevo nemmeno come fosse fatta. Ditemi qua sotto nei commenti qual è la vostra arma che secondo voi doveva essere rimossa al più presto, perché alcune veramente erano qualcosa di troppo troppo forte. Come fai ad avere una specie di cecchino elettrico che come miri ad un nemico e spari sciotti? Dai, è troppo troppo potente. Ma fortunatamente l'Epic Games ha deciso di rimuoverlo subito, in modo tale che noi adesso possiamo avere un Battle Royale abbastanza equilibrato, se non per i danni del pompa. I danni del pompa sono comunque squilibrati. Beh, ma questa ormai è la caratteristica di Fortnite. Se non sistemano i danni del pompa, non è più Fortnite. E quindi nulla, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciurma! Ah, inoltre consigliatemi qua sotto nei commenti cosa volete nella prossima top 5 che uscirà ogni sabato. Ma oggi è domenica.